Radio Radicale, siamo con l'onorevole Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia per parlare con lei di quello che è accaduto ieri qui alla Camera sulle riaperture dopo il voto sul PNRR, su cui voi vi siete astenuti. Allora, ci spiega com'è nato questo scontro e come. Che è stato determinato anche dalla volontà di Giorgia Meloni di chiedere il voto sull'ordine del giorno che riguardava le riaperture. Allora, cosa chiedevate voi? Cosa chiedeva il resto del centrodestra? Ma noi chiedevamo, in coerenza con quello che abbiamo sempre chiesto, maggiori riaperture, soprattutto metodologie diverse, come per esempio poter rimanere a cenare, a pranzare nei ristoranti anche all'interno. Adesso si sta profilando un weekend di pioggia, quello del 1º maggio, dove tutti i ristoranti che possono solo erogare il servizio all'aperto avranno delle grandissime difficoltà, piovendo e anche in maniera consistente. E poi c'è tutta la partita sul coprifuoco, che coerentemente Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia porta avanti chiedendone l'abolizione, perché non ci sono da parte del comitato tecnico-scientifico delle motivazioni stringenti e tecniche che accertino che dopo le 22 il virus sia più virulento, il contagio più pericoloso. Noi crediamo che sia una grande compressione della libertà personale il coprifuoco, che già da troppo tempo sia in vigore. E alla luce anche delle dichiarazioni di esperti virologici e anche delle riaperture che rendono contraddittorio il fatto che uno può uscire a cena ma deve essere a casa alle 22, sapendo che gli italiani non cenano alle 6:30 come in Austria, è evidente che questo comporta dei problemi. Quindi noi abbiamo deciso, chiesto ovviamente, di mettere al voto gli ordini del giorno su queste problematiche. E il centrodestra, che sta in maggioranza di governo, non ha votato, non ha partecipato alla votazione. Da lì si è aperto un dibattito e una lite interna alla maggioranza, dove sia i 5 Stelle che il PD hanno accusato i partiti di centrodestra di essere ovviamente contraddittori e incoerenti nel loro atteggiamento, però sono problemi loro, cioè che questa maggioranza fosse una maggioranza disomogenea e che ci sarebbero stati dei problemi, si sapeva, ed era uno dei motivi che noi avevamo posto sul tavolo al momento della formazione del governo. Come ha trovato la scelta di Forza Italia e della Lega di astenersi sul voto dell'ordine del giorno? Ma secondo noi avrebbero dovuto coerentemente votare contro, perché dal momento che si raccolgono le firme contro il coprifuoco, poi arriva un provvedimento in aula, non votarlo mi sembra una contraddizione palese. Senta, ritiene che la Lega sia in difficoltà in questa maggioranza e che da queste difficoltà dipenda anche un po' il nodo del Copasir? Ma sarebbe sbagliatissimo confondere la legittima pretesa dell'opposizione, alla quale legalmente spetta il Copasir, confonderla con delle prese di posizione politica. Sono due discorsi completamente diversi, e se uno serve per effettuare un'azione di forza sull'altro è veramente grave, cioè, nel senso che, ripeto, la scelta della Lega di entrare al governo è stata una scelta loro, noi abbiamo scelto di fare l'opposizione in coerenza con quello che abbiamo sempre detto. Il Copasir è un organo che deve essere presieduto dall'opposizione, così è sempre stato, e non parliamo della parentesi D'Alema, perché quello era un governo prettamente tecnico, non era un governo politico, e quindi ci sono 40 autorevoli costituzionalisti e giuristi che hanno firmato un appello, ovviamente di estrazioni politiche lontane dalle Anzi, molti sono nostre. di sinistra proprio. Esatto, molti sono di sinistra che hanno firmato un appello, e ovviamente mi sembra veramente che questa situazione, se dovesse perdurare, sarebbe abbastanza grave da un punto di vista istituzionale. Come ha trovato il voto sul PN? Cioè, lei ritiene che sia stato giusto astenersi sul PNR? Ma noi ci siamo astenuti, così come l'abbiamo fatto, così come l'abbiamo fatto nelle commissioni, proprio perché riteniamo comunque che una apertura di credito verso il futuro degli italiani debba essere data. Quindi abbiamo
mostrato le nostre perplessità su alcuni punti, le critiche puntualmente in ogni materia dove abbiamo cercato di fare delle proposte, siamo sempre stati propositivi per poter migliorare questo recovery e quindi la nostra astensione significa proprio questo. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa su questi arresti che ci sono stati oggi a Parigi. Lei che cosa ne pensa? Alcuni di questi fatti risalgono a quasi 50 anni fa, penso, insomma, caso di Calabresi, l'arresto di Pietro Stefani. Allora, la prima cosa che ha pensato quando ha saputo questa notizia qual è stata? Ma sono tornata indietro nel tempo e io mi rendo conto che non tutti i reati sono uguali, ci sono reati di sangue che devono essere ovviamente, chi li ha commessi deve scontare la pena, ci sono magari reati associativi che fanno parte, sono legati prettamente a un periodo storico e che quindi dovrebbero comunque appartenere al passato. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia.